messo. Ciao. Riccardo, piacere. Ciao Riccardo. Avrai un cognome anche. Marchiori, sì. Siediti qua, Riccardo Marchiori. Riccardo Marchiori. Di dove sei? Qua a Moncaglieri. Qua vicino. Pochi chilometri. Moncaglieri. Allora, dimmi Riccardo, cosa mi hai portato per ascoltare la tua musica? Ti ho portato una chiavetta e ti lascio anche una mia demo musicale, un CD. Io faccio, scrivo testi rap. Questa è qua, c'è la chiavetta. Questo è tuo? Sì. Ti vedi così? Chi è che ti ha fatto questo disegno? Ha fatto una mia amica, che ha studiato grafica, ha fatto lei tutto. Carino. Lo studio e... Carino, falle i complimenti. Ha studiato lo IED, brava, sì. Ah, lo IED. Ecco qua. Allora. Sì, in arte fatto sano mi chiamo. In arte fatto sano, il nome. Ah, fatto sano la cosa, sì, che si chiama. Piace il contrasto del nome. Allora, senti una cosa Riccardo, qui cosa c'hai qui dentro? Dei miei brani che puoi trovare anche qua e due altri che non ci sono qua dentro. Okay. MP3 che ho scritto qualche anno fa, perché questa demo qua è uscita la scorsa estate, fatta uscire così su Facebook, ho creato una mia pagina Facebook. Ho fatto uscire questo CD, ho fatto anche un po' di copie fisiche e sono dei brani che i testi li ho scritti in 3 anni. Sì. Sono 12 tracce musicali. Cosa ascoltiamo? Però mentre l'ascoltiamo puoi cantarci sopra? Cioè cantare? Sì. Tante playback, questo giusto? Sì, non, fare playback. Non c'è solo la base musicale, c'è già la voce registrata però. Già, ma ci canti sopra, sì, frega. Sì, cosa ascoltiamo? Possiamo cantare Pausa al lavoro nausea, la numero 1. Dovrebbe essere. Vai. Fatto sano, da Torino. Chi è? Poco più di un bambino, anche se grande e grosso. Ciula balosso, mi scompongo, metto il broncio, questi brani in giro, ora li metto sotto, dov'è il mio passeggino? Calma amore mio, dice mamma, tron dudu dada, e urla con papà, e la vita ti cresce, ti cambia, su di me ha avuto effetto come brusco raggi gamma, pensan fatto Hulk, dalle fosse di braccia, aiuta la mamma, che ha l'anca stanca e si domanda perché faticare? L'amore ti spinge a fare cose strane. Scusate, ma davvero non ci riesco, sarebbe come mentire a me stesso e non si può. Discorsi da nausea, voglio una pausa, io qui, non so se ci resto, visto il periodo, apri il culo, stringi i denti, non contare su di me, ormai li ho persi, grazie nonno, mi sei di conforto, cosa vuoi che ti dica? La felicità si coltiva, laggiù c'è l'orto, e non ha poi così torto, vecchio porco, l'anzianità fa diventare calvo, curvo, meno furbo, ma ti fa capire succo, nel viaggio ci perdiamo il paesaggio, che sa caldo scuro, puro selvaggio, per paura di essere solo di passaggio, nipotino coraggio, se la felicità vuoi trovare, il mondo è così grande da esplorare. Scusate, ma davvero non ci riesco, sarebbe come mentire a me stesso e non si può. Discorsi da nausea, voglio una pausa, io qui, non so se ci resto. Zaino in spalla, mettiamoci in marcia, vino in borraccia e poca acqua. Ma qui ci lasciano davanti a un bivio, diamoci una mossa o cadremo nell'oblio. Sinistra o destra, non ho la cartina, ho la cassa spia, beh allora si canta. Mani coi calli che stringono forconi, contro striscia calli con pellicce di visoni. Umori uccisi e non sono visioni, fratelli divisi da una lama di tensioni. Voi questo rap lo chiamate rumore, ma è dalla vostra parte se fatto col cuore. Io lo faccio perché mi han sempre detto che sono uno di poche parole. Scusate, ma davvero non ci riesco, sarebbe come mentire a me stesso e non si può.
trascorsi da nausea. Voglio una pausa, io qui, non so se ci resto. Scusate, ma davvero non ci riesco, sarebbe come mentire a me stesso e non si può. Dovrai farti il culo con me. Discorsi la nausea, voglio una pausa, io qui, non so se ci resto. Bella Riccardo, ma come ti esibisci dal vivo? Basi musicali di solito, poi certi brani ci sono coriste che cantano, però raramente. Io live non ne ho fatti tantissimi. Si vede. Cioè no, si vede perché se mi dici che li fai così, si vede perché... Cioè non, live, non, ha, devi, band, non ha una band, non c'ho... Ti devi trovare qualcosa. Non so. Cioè ho un amico che mette i pezzi, ma sono amici così che mettono i pezzi sul PC, mandano. Sì, però o hai qualcuno che suona, o hai qualcuno che screccia. Devi avere un qualcosa, perché la base fa molto povero. Sì. E quindi svilisce anche il valore delle canzoni. Sì. Capito? Capito, capito. Dimmi un altro pezzo, che ne ascoltiamo due. Dimmi un altro. Un po' più serio magari. Confusion. Silenzio disturba chi mi ama, ma è l'unico modo per farmi sentire davvero. Non mi sento vivo, a volte perfino vero, e provo rabbia. Di amarezza mi disseto, nulla cambia, troppe domande poste, zero risposte, porsele come se fosse un lusso. Fottersene, il dubbio si consuma fino alla carta e scorre dentro me fino all'ultima goccia. Aspettiamo che il sole sorga ogni giorno, ma siamo un fiore che non sboccia, non verrà colto. La lacrima sul volto mi scoccia, dicono sogna ma sì concreto, la mia anima pone il veto, richiesta sciocca, la frecciatina scocca, carattere testardo, chiuso lo sguardo, accompagna la mia bocca, crea un altro mondo, soccombo al male, ho vissuto anni ma non so da dove iniziare. Non so da dove iniziare. Da dove iniziare? Ogni respiro è un vuoto! Voce fragile che canterà. La propria esisterà. Mi allontano, invece di chiedermi il perché, osservano in modo distaccato, come se avessi commesso chissà quale peccato. Smettetela, stringiamoci la mano, non voglio ogni mattina risvegliarmi per odiare. Se non ami te stesso non potrai amare gli altri, ho paura di innamorarmi, ecco il mio riflesso. Anche i tuoi occhi non mentono, fratello, hai costruito ad un tratto. Tutto intorno sta crollando, sul cuscino stanco odi persino la tua stanza, dove pensi che queste mani non vengano ricompensate abbastanza. Una mancanza che a capo non aiuta, mi sento come l'annata scaduta, fatta invecchiare in una cantina buia. Addio cultura, addio società, la mia libertà contenuta nella musica. Tutto ciò che resterà, e resterà, resterà. Ogni respiro un vuoto. Voce fragile che canterà. Un simile esisterà. Voce fragile. Voce fragile. Voce fragile. Esisterà. Quanti anni hai? 24, quasi 25. Cosa fai nella vita?
Lavoro con mio fratello, facciamo edilizia. Costruzione. C'è crisi? Beh, un po' sì. Non è, sì, mio fratello, io sono, lavoro da 5 anni. Mio fratello, che lavora tipo da 15, dice che non è più come una volta. Mio padre ha iniziato come idraulico, poi si è messo a fare società con mio fratello, far sempre edilizia. E hanno fatto... Continua a coltivare questa passione, perché sei bravo, scrivi bene. Però devi mettere su qualcosa dal vivo. Cioè io ad esempio stasera non potrei farti esibire, o non la prossima volta, perché non faccio esibire con le basi. Sì. Capito? Capisco, sì. Quindi devi trovare il modo, trovare qualche amico, trovare qualcuno, comincia a mettere insieme un po' di robe, comincia ad andare live. Poi metti insieme anche qualche cover, perché ci vogliono, per acchiappare la gente, atterrare l'attenzione. E in mezzo ci metti i pezzi tuoi, li testi davanti alla gente, comincia a imparare a stare sul palco, se vuoi fare questo di mestiere. Cioè di mestiere barra passione. Sì. Capito? Continua a stare col tuo fratello, eccetera. Va bene. Questo devi fare, ok? Va bene, ti ringrazio. Quando sei live ti fai vivo. Ok. Quando hai un progetto live. Per ora? Ah, questo qua lasci qui. Sì, certo. Certo. Chiavetta la prendo io. Certo, grazie mille. Ciao. Ciao, buona giornata. Ciao.